tutte le cose che ho fatto per ritornare in forma. Svuota la spesa che non facciamo da tantissimo tempo. Sì, conosco molto. Super crunchy. Scusa, mettiamo i puntini sulle i. Bentornati nel mio canale, forse questo dovreste dirlo voi a me, ma fa lo stesso, siamo qui, buon 2024, questo video arriva a febbraio perché come vedrete fra qualche settimana siamo stati praticamente tutto gennaio in Thailandia. Il video uscirà dopo questo, anche se temporalmente è successo prima, ma richiede più tempo e voglio farlo bene, insomma, sono tante clip, sono 20 giorni da riunire in un video. Come avrete letto dal titolo, questo video riguarderà tutte le cose che ho fatto per ritornare in forma dopo 20 giorni di non allenamento e alimentazione fuori casa. No, non sono impazzita in questo tempo che non ci siamo visti, non è vero, o meglio, non ci sono modi. Questo è un video un po' con questo titolo per attirare l'attenzione, per riuscire a raggiungere più persone, perché purtroppo so che grazie a un titolo così tante persone arriveranno a cliccare su questo video e quindi io vi intercetto e vi dico che 20 giorni, un mese, qualunque tempo di riposo senza allenamento, eccetera, sicuramente può aver influito, perché non diciamo, cioè non neghiamo magari l'evidenza, può influire sulla nostra forma fisica, ma l'unico modo per poter tornare a prendersi cura di sé, a stare in forma, anche si può dire questa parola, è ritornare alla propria routine. Crearla se uno non ce l'ha, ma nel caso noi ce l'avessimo avuto prima, ritornarci. That's it. Non bisogna passare da un estremo all'altro, bisogna riuscire a mantenere quello status quo nel quale si fanno le cose con calma, in modo equilibrato, in modo giusto. La parola chiave qui è mantenimento a lungo termine. Le cose estreme come imporsi di mangiare sano, totalmente scondito, riso, pollo, verdura, eccetera, oppure porsi degli obiettivi di fitness irraggiungibili del tipo da domani basta, si corre 10 km al giorno, si fanno 100.000 passi, può funzionare un giorno, può funzionare due, ma poi dal terzo giorno si ritorna indietro e soprattutto non è efficace in questo modo. Non solo ci pone dello stress emotivo e psicologico e anche fisico inutile, che poi ci porta a vivere male questo aspetto della nostra vita, che poi si riflette nella nostra quotidianità, cioè mentre sei al lavoro sai che non sei soddisfatto di te perché non stai mangiando sano, non stai facendo questo, non stai facendo le 100.000 cose che ti sei imposto di fare da un momento all'altro senza nemmeno ponderare questi nuovi obiettivi. Quindi vi lascio al video di una giornata con me, daily vlog dalla mattina alla sera e basta, spero che vi piaccia. Yeah! E come non iniziare questo video con un bel svuota la spesa che non facciamo da tantissimo tempo e soprattutto è la prima cosa che abbiamo fatto appena tornati. Qui ho diviso più o meno in aree per farvele vedere, qui ho fatto frutta e verdura, qui c'è tutte le proteine e poi qui un pochino di carboidrati, insomma, più o meno. Ok, più o meno. Quindi, frutta e verdura. Noi andiamo al mercato, quindi abbiamo preso veramente cose magari da mettere in freezer o cose che consumiamo da qui a sabato, oggi è giovedì, quindi niente di che. Come verdura abbiamo preso del cavolfiore perché in Thailandia il cavolfiore lo facevano buonissimo, lo facevano bello durino e non sfaldato, troppo cotto, quindi vogliamo riprovarlo. Finocchi, perché io amo i finocchi sempre, comunque. Rucola e poi abbiamo preso dei fagiolini e spinacini, in realtà più per tipo base, per quando
non si sa niente in frigo. Verdura, kiwi e banane e arance. Arance principalmente per Jimmy perché mi fa un'acidità. Si fa le spremute, banane perché banane deliziose. Kiwi ne ho presi un pochino più duri, un pochino più molli. Io li uso soprattutto durante la colazione, sopra i pancake e le crepe. Proteine, abbiamo preso un po' di tutto in realtà. Diciamo che io nell'ultimo periodo, sempre di più negli ultimi anni ormai, ho adottato un'alimentazione sempre più vegetale. Quindi principalmente consumando proteine di fonti vegetali, come ad esempio qui ci sono i fagioli di soia, gli edamame, che io prendo questi qua o li prendo alla metro, che sono i pacchi più grandi, costano anche di meno, oppure il tempeh. Diciamo che sono più consumatrice di tofu, il tempeh non è proprio uno degli alimenti che ho decisamente inserito nella mia alimentazione, ma ne ho assaggiato di buonissimo in Thailandia. Lo facevano tipo un pochino speziato e poi grigliato, pazzesco, e mi era piaciuto tantissimo, quindi voglio provarlo. L'ultima volta che l'ho provato questo era praticamente crudo, soltanto bollito, un gusto particolare. Poi, avendo quindi un'alimentazione un po' più vegetale, diciamo che ripiego sui formaggi, e tanti formaggi, io adoro i formaggi, latticini eccetera, quindi vegetale, non vegana, ma magari possiamo dire vegetariana, ma in realtà non mi piacciono le etichette, lo sapete, io mangio tutto in realtà, c'è anche carne, pesce eccetera, pesce tanto in realtà, sono più consapevole ecco anche di quello che portiamo a tavola, quindi ad esempio il pollo, cavolata ma anche no, prima prendevamo, in realtà prima guardavamo un pochino di più il prezzo, no? Quindi prendevi il pollo che costava meno, tanto pollo è pollo. Invece ora guardiamo più la qualità, quindi ad esempio qui stiamo attenti che sia allevato senza antibiotici, ci siano diversi bollini che indichino il benessere dell'animale, l'alimentazione vegetale dell'animale, insomma. Quindi siamo più consapevoli delle nostre scelte durante la spesa. Comunque, latticini o formaggi, c'è cioè della feta, che adoro, fatta insieme alla pasta fillo, la formella di feta tutta ripiegata, un pochino d'olio nella pasta fillo buttata in forno, meraviglioso, oppure la feta al forno con i pomodorini e le olive, un po' una feta alla mediterranea. Poi uova immancabili, io adoro quella pasta gialla, mi piacciono tantissimo. Qui c'è della mozzarella, qui c'è dell'affettato, questo in realtà è, sì, è principalmente per Jimmy perché è prosciutto cotto, della scamorza che noi mettiamo e facciamo grattugiata sopra i nachos per quando facciamo gli aperitivi tra di noi con i nostri amici. Formaggio, qui abbiamo preso il grana padano, solitamente io preferisco il parmigiano reggiano, la differenza è un pochino di gusto, ma in realtà la differenza sta in un ingrediente che è l'isozima, che è presente nel grana padano ma non nel parmigiano reggiano. Questo perché le mucche allevate per il parmigiano reggiano hanno un'alimentazione per cui non prevede, non è previsto l'inserimento dell'isozima nella fase di cagliazione e la creazione del formaggio. Vabbè, questi insights. Questo, che costa pochino meno del parmigiano reggiano, lo usiamo per fare cose di cottura, quindi quando ad esempio lo grattugi sopra la melanzana che va in forno, quindi quando non lo mangi in purezza, ecco. Ma sono veramente dettagli così, giusto, da un po' strani così noi. Poi qui ci sono dei fiocchi di latte, tonno in lattina, vorremmo passare al tonno in vetro ma sono reni che partono ogni volta che vedi un vasetto, e yogurt. Questo è yogurt greco, ma c'è anche lo yogurt di soia. Io adoro particolarmente, mi piace tantissimo, mi è mancato tantissimo, non vedo l'ora di fare colazione perché veramente è la prima cosa che abbiamo fatto, la spesa, e sono le 8.40 e siamo usciti di casa alle 7.30 appena prima l'esse lunga. Concludiamo la parte di proteine con l'albume, immancabile per le mie ricette di pancakes, crepes e tutto, cioè per me questo è veramente un alimento fondamentale. E poi parte di carboidrati, non tantissima perché in realtà pasta, riso e il resto ce l'abbiamo già in dispensa, pane,
Ora non ve lo sto ad aprire, ma questa è la spoletta delle Ande dell'Esselunga ed è fatta con la quinoa, cereali e amaranto ed è buonissima, cioè è veramente il pane più buono che noi abbiamo mai assaggiato. Non lo producono in tutti gli Esselunga, ad esempio in Toscana non c'è, non so perché, però qui a Milano o in Lombardia spero ci sia. Pasta fillo, ve l'ho fatta vedere prima con la feta, deliziosa questa pasta a fogli, croccantina, e noi ci facciamo veramente di tutto, anzi, ora che ci penso, ho in mente una ricetta da fare con la pasta fillo che mi ero segnata, e poi biscotti, quindi questi sono i preferiti di Jimmy con i cornflakes. Basta, direi che posso mettere tutto via e fare colazione. Concludiamo questo svuota la spesa con il momento post mercato. Jimmy è stato al mercato sabato e è tornato a casa con un bel bottino ricco di frutta e verdura, quindi abbiamo delle cose che tendenzialmente non dovrebbero essere di stagione, ma le abbiamo trovate, costavano poco, quindi tendenzialmente non lo so. Non mi chiedete. Quindi, melanzane, broccoli e pomodorini. Non ho mai assaggiato dei pomodorini così buoni. Kiwi, una vagonata. E anche fragole, che sono queste qua, le fragole tardive. Zucchine e cavolfiori e finocchi. Quindi diciamo un bel mercato molto molto ricco questo sabato. E veramente... pomodorini buoni così, quasi nemmeno d'estate. Dolcissimi. Non si vede bene, ma da una delle due parti si stacca. Ok. Ok. Sì. Lo butti dentro. Poi prendi le gambe. No! Prendi le gambe. Le tiri su. Qui? Beh, okay. Da quei paletti lì staccati. Basta, non c'è un blocco. Queening a home life. Yes. La mattina la prima cosa che faccio, in realtà la seconda, la terza, cioè dopo la colazione, dopo il caffè, è cambiarmi, perché mi dà quell'idea del sta andando a fare cose, cioè lavorare da casa non è a livello di motivazione non è la cosa più boosting e che ti dà proprio lo sprint tipo vorresti soltanto stare sul divano. Quindi per evitare queste cose, routine e
cambiarmi, eccetera, sono per me assolutamente fondamentali per entrare nel mood di fare le cose. Quindi mi cambio, solitamente outfit sportivo, un pochino intutato, quindi con la tuta, tutto in inverno, perché poi così sono anche più motivata ad andare ad allenarmi. Quindi sono tutte delle piccole cose che faccio che sono veramente delle cavolatine, però servono per mantenere anche la voglia di fare, perché veramente se non mi cambiassi e passassi tutta la mattina in pigiama, succede spesso, non troppo per fortuna, ma molto spesso, ho anche meno voglia di fare, sono più lenta, sono più addormentata. Poi prima di mettermi al lavoro, infatti non sono neanche ora sono le 8:45, quindi ho un bel po' di tempo, sistemo un pochino a casa, la cucina, magari se c'è qualcosa, non troppo perché sennò diventa troppo, arrivo questa sera con tutto il caos che c'è, però cerco sempre di sistemare una cosina in più oltre alla cucina, più o meno, non sempre, però ci provo. E poi inizio a lavorare. Ciao vecchio amico, guarda che è tornato. 29 gennaio. Ora mi sentite? Ciao! Sì, ciao Silvia, buongiorno! Ciao! Sono curiosa di provare la parte di traduttore. Quindi ad esempio adesso faccio salva come copia e questa. Arrivata in palestra, io mi alleno qui in McFit Battista dei Sassi, non so se mi sentite, che hanno appena ristrutturato, adoro, vetrate, area funzionale, super luminosa, cosa che ho sempre sofferto qui perché non era mai luminoso, perché tutta la parte tipo pesi era dall'altra parte ed era super scura. Oggi leg day, da quando sono tornata ho fatto due allenamenti e ho fatto due allenamenti molto in realtà total body e in stile PHA, quindi che vai a targetizzare diverse aree muscolari nello stesso allenamento e tendenzialmente alterni una serie di uno distretto muscolare molto lontano da un altro distretto muscolare in modo da attivare la circolazione. Quindi ho fatto due allenamenti così, invece da oggi, che è lunedì, inizio con la programmazione, la mia programmazione, quindi il leg day, molto focus glutei e basta. Quindi ora sto iniziando con gli step up su box molto lenti e controllati e ho tutone. Tornata a casa, snacking con i pomodori, sì. Li lavo, li sciacquo e li lavo davvero questa volta e li sgranocchio. Mentre preparo il pranzo, abbiamo deciso di fare una delle mie paste preferite, che effettivamente non facciamo da tantissimo, essendo anche stati via, mi manca, quindi la facciamo, ed è la pasta alla barbabietola. Una e due. Una mezza testina di aglio, ma veramente pochissimo. Non è pochissimo, ma vabbè. Un po' di spezie e a me piace spicy, quindi ci metto questo che è harissa ed è bello, bello tosto.
poi si aggiusta man mano, ma essenzialmente è pronto. Qui. La consistenza è a sugo, quindi abbastanza denso. Essenzialmente metto a bollire la pasta, riscaldo il sugo perché è un pochino freddo e io ci metto... Che fai? E io come topping ci metto il tofu, questo tofu alle mandorle affumicato di Coro, fatto in friggitrice ad aria, delizioso. Tofu però, ammetto, non mi è mancato troppo questi 20 giorni, perché in realtà lì in Thailandia è un alimento super utilizzato. Lo mangiavo sempre. In ogni salsa. L'abbiamo cercato ovunque. In ogni salsa. Veramente spesso. Buonissimo. E invece Jimmy se lo, come toppings, mette la feta. Abbiamo proposto la feta per tutte e due. Se vuoi fare la sociale e tutto, vabbè, fallo. Allora, diciamo che tendenzialmente i pomeriggi non sono niente di divertente, a meno che non ho eventi o lavori in particolare, passo i pomeriggi a lavorare seduta al computer, quindi ho passato tutto il pomeriggio alla scrivania a editare anche questo video, anche se devo editare il video del mare, ma fa lo stesso. Ora siamo pronti per la cena, in realtà la cena è quasi pronta per noi. Perché abbiamo deciso, o meglio Jimmy ha espresso il desiderio di una torta salata rustica e come la faccio io è con la pasta a filo, quella che mi avete visto acquistare l'altro giorno. Praticamente ho creato una crema, il ripieno, la farcia diciamo, con i broccoli cotti al vapore, forno a vapore che abbiamo scoperto recentemente, cioè nel senso è arrivato insieme alla cucina un anno fa, abbiamo iniziato a usarlo 3 mesi fa, don't judge, e da quando lo utilizziamo il forno a vapore è tipo il nostro mantra, non lo so, lo usiamo ogni giorno, cioè ora non posso immaginare una vita senza il forno a vapore, non si usa solo altro che quello, cioè è veramente veramente comodo. Comunque, cotti, cioè il broccolo cotto in forno a vapore in 10 minuti a 100 gradi, quindi neanche in temperature fuori dal mondo, invece che magari in forno per 40 minuti a 200 gradi. Metti i cuoricini negli occhi. Sì, no, io ho i cuoricini, cioè ora veramente faccio tutto al vapore. Comunque, ho cotto i broccoli al vapore, poi li ho frullati, non troppo perché non volevo una crema troppo liscia, volevo un pochino di bite del broccolo. L'ho frullati con il formaggio spalmabile e lei, che è la senape di Coro. Questa è senape senza zuccheri ed ha questa punta di acidugnolo che cambia totalmente il gusto, il palato, non so, ora parlo molto MasterChef, però insomma dà quella spinta in più, dà quella cosa in più e la rende veramente buonissimo. E questa è la farcia. Poi... questa leccardina, questa casseruola, sempre di Coro in realtà, molto carina, ho creato degli strati, dei livelli con la pasta a filo, alternandoli con spennellando l'olio. In questo modo si andrà a cuocere andando a fare un pochino quella crosticina che scrocchia sotto i denti. E basta, quindi ho creato tutta la base, ho messo la farcia e ho chiuso in questo modo che... in modo che crei poi dei petali, tipo, non so come dire, quando andrà in forno. Ti posso aiutare a rotolarli? No, è bello così, fa crunch. No. Sì, sì. Arrotolali no. Come questo. Questo è piatto. Ma con una forchetta, anche se si spezza, chi se ne frega? Tanto poi dopo si... Bravo. Tu lasci più centro, anche qui è tutto schiacciato, perché... Oh! E che tu vuoi? Vai. Ma
L'estetica del piatto. Ho aggiunto i sesamini, ora vado in forno perché sennò essenzialmente è tutto cotto, quindi metto la modalità grill ventilato così che faccia presto. Poi la si deve un attimo lasciare raffreddare così si rapprende un pochino, quindi ce n'è. Io ho fame. E ta-da! Ci è pelato pochissimo in realtà, si è soltanto abbrustolita e... Ora lasciamo un attimo raffreddare e si cena. Yay. Io la mangio, che spero. No, ma se no si cosa. Vabbè, sì, ora si mangia. Ma tanto ti bruci la faccia, quindi. In realtà, a parte, ho messo su anche dei ceci che sto facendo andare un pochino in friggitrice ad aria. Buono! Sì. Non riesco sempre a far vedere tutto quello che prepariamo. Ovviamente vi faccio vedere spesso la preparazione di qualcosa, però poi c'è sempre un po' di spizziche bocconi a destra e a sinistra, perché non è che è un po' difficile, se no... Non lo so che... Questa sera ci facciamo una maschera viso, vero? Senti, l'ho detto io, vero cosa? Te l'ho proposto sì, io. Sì, no, non me l'hai proposto in realtà, no, hai detto io me la faccio. Io la faccio. Scusa, mettiamo i puntini sulle i. Hai fatto partire Masterchef. Chi vuole mi segue. E comunque è partito l'albero. L'abbiamo tolto. Pensavo dicessi qualcosa sull'abbiamo. E qui abbiamo Luna, che giusto. Aspetta anche lei di mangiare, vero? Esatto, l'abbiamo nulla. Luna? Fame? Dobbiamo tagliare l'albero. Sì, cara, fai qualcosa. È meglio.